Dragon Age Dreadwolf è stato vittima di un leak che ha messo in evidenza alcune immagini del gameplay. Ma eccovi oggi tutti i dettagli a riguardo. Il leak arriva a seguito di un rapporto esclusivo di Tom Henderson su Insider Gaming, il quale aveva riportato alcune informazioni sul nuovo Dragon Age intitolato per l'appunto Dreadwolf. Ebbene, da poche ore un utente su Reddit ha postato alcune immagini sul gioco in questione, ma soprattutto sul gameplay e sul sistema di combattimento. Però il materiale leakato appartiene ad una versione alfa del gioco e, sebbene i file originali siano stati eliminati dalla rete, altri utenti hanno iniziato a ricaricare online le immagini del leak. Ma invece noi di Tech Games per ovvi motivi non posteremo il materiale trafugato. Insomma, non vogliamo avere problematiche di copyright. Tuttavia però vi riporteremo ugualmente alcuni dettagli interessanti emersi. Nel video gameplay di circa 20 minuti è stata mostrata una sequenza all'interno del quartier generale della fortezza di Custodi Grigi, ma essendo una versione alfa del gioco, nel video mancano numerosi dettagli e texture sui vari assets del gioco. Il personaggio presente nel gameplay appartiene alla razza elfica con la classe Cavaliere, armato di spada e scudo. E l'obiettivo presente sulla schermata di gioco indica che bisogna combattere attraverso la prole oscura per raggiungere la biblioteca con un drago che ci sbarrerà la strada molteplici volte, creando così vari percorsi ambientali durante il tragitto. Invece, per quanto riguarda il gameplay, il combattimento avviene in tempo reale, simile ad un hack and slash, prendendo molto ma molto spunto dall'ottimo God of War del 2018, con animazioni di alto livello mai viste in un gioco BioWare. Ma direi che per oggi ci possiamo fermare. Voi comunque nel caso vogliate approfondire e per forza di cose di conseguenza rovinarvi anche le possibili sorprese, tra virgolette, vi lasciamo ugualmente la fonte in fondo all'articolo e quindi per forza di cose anche qua in descrizione. Responsabilità vostra. Intanto, voi state aspettando il nuovo Dragon Age Dreadwolf? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti, dato che è aperto a chiunque. E noi come al solito vi ricordiamo di entrare nel nostro gruppo Telegram, ma soprattutto di seguire le news direttamente pure sul nostro sito ufficiale.